regole della IUC, quasi fosse il titolo di un romanzo thriller. A Pescara continuano le contestazioni sull'irregolarità della sua approvazione. Approvazione che, per la cronaca, è arrivata allo scadere del gong del 9 settembre, cioè il suo termine ultimo, e soprattutto è arrivata successivamente all'approvazione delle aliquote sulla casa, cioè come mangiare il dolce e poi l'arrosto. Forza Italia continua a mettere in luce tutte le inesattezze approvate del documento inviato al Ministero. Perché noi abbiamo trovato, appunto, il giorno dopo la votazione del regolamento, una serie di inesattezze e di incongruenze su questo regolamento che ci fanno pensare che sia il caso di tornare in Consiglio Comunale per riapprovare il regolamento, perché ci sono degli errori, in parte sostanziali, in parte formali, che danno problemi all'applicazione concreta del regolamento. Pensiamo all'aspetto delle possibilità di scontistiche per le categorie che vanno dalla 2 alla 7, per quanto riguarda il comodato d'uso gratuito dei figli, perché sono state escluse delle categorie catastali, cioè A3, A4 e A5. Parliamo dell'articolo 28 del regolamento, che prevedeva una detassazione per un allegato B che in Consiglio Comunale è stato dichiarato non essere presente, quando in realtà era presente la delibera. Parliamo del problema sollevato in prima istanza nel Consiglio che ha determinato le aliquote, cioè sulla scritta allegato 8, allegato 9, allegato 1, che in realtà loro hanno tradotto come A1, A8 e A9. Altra pietra dello scandalo, sempre secondo Forza Italia, l'inequità delle agevolazioni approvate. Semplificando al massimo il concetto, risulta che i proprietari di villine e ville possano pagare un'aliquota agevolata se lasciata l'abitazione in uso gratuito ai figli, mentre coloro che sono proprietari di case di tipo popolare debbano invece pagare di più. Come dire, chi più ha meno spende. Ma spiega il centrodestra ai cittadini possono usare uno strumento a loro difesa. È un'assurdità, frutto solo di questo governo, della città, che oggettivamente si dimostra già all'inizio inadeguato.